Innanzitutto faccio i complimenti a Vincenzo per il record ottenuto nelle acque del Calabria. Siamo stati felicissimi come comune a patrocinare questo evento, anche perché è a testimonianza del forte legame che ha Procida con il mare, che ha con il mare e anche con gli sport d'acqua. È stata un'esperienza molto, molto forte, emozionante, un'esperienza unica. E quindi noi possiamo dire che da adesso, oltre a essere la capitale della cultura, possiamo annoverare il campione italiano di discesa in apnea. Come ti senti adesso che sei il recordman italiano di apnea? Allora, la passione deriva dalla mia famiglia. I miei genitori non hanno fatto altro da piccoli che spingermi e mandarmi in acqua. Quindi sono nato in acqua praticamente e poi mi sono evoluto e sono diventato un apneista. Ho scelto Procida perché è stato il primo posto dove ho iniziato ad immergermi, dove ho iniziato praticamente a capire quali erano le mie possibilità e poi perché sono campano, quindi quale posto migliore di Procida, che è anche diventata capitale della cultura, sarà capitale della cultura nel 2022. Ovviamente in questo momento mi sento molto felice per aver fatto questo record e volevo fare ringraziamenti soprattutto perché, come si dice, l'apnea, come si pensa, l'apnea è uno sport individuale, non è assolutamente vero. Senza la squadra, senza gli assistenti, senza l'organizzazione non sarebbe possibile tutto questo. E ovviamente ringrazio anche gli sponsor che mi hanno dato una mano a poter organizzare tutto questo. Quindi un applauso va pure a loro.